E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere insieme come ottenere l'emblema Dono di Rasmussen e come completare il primo sigillo della Forgia di Volundr. Prima di iniziare ci tengo a scusarmi per la voce, ma purtroppo non sto molto bene, quindi è quello che è. Ma andiamo subito a vedere come ottenere questo emblema. Partiamo subito dal capire quali sono gli elementi che dovremmo coinvolgere per ottenere appunto questo emblema e sbloccare il sigillo. Innanzitutto, come penso molti di voi sappiano, in giro per la mappa della Forgia di Volundr sono diffusi tre piccoli droni in avaria, ed avvicinandoci a questi comparirà la scritta sigillo non trovato. Bene, appunto, in questo video andremo a vedere uno di questi tre sigilli che ci permetterà di attivare questo drone. Non sappiamo ancora cosa possa succedere una volta che verranno attivati tutti e tre i droni, dato che ancora non abbiamo tutti quanti i sigilli sbloccati, ma sicuramente a breve lo scopriremo. In ogni caso, andiamo subito a vedere come ottenere questo emblema. Se avete visto il video di ieri riguardante i simboli segreti che sono diffusi in tutta la mappa, appunto saprete che guardando attraverso il mirino della mitragliatrice ottenibile dal primo telaio della Forgia, potremmo scorgere questi strani simboli. Ebbene, alcuni di questi verranno coinvolti proprio per ottenere questo emblema. Il procedimento preciso, e che vedete anche a schermo, è il seguente. Dovremmo innanzitutto sparare alla fiammella posizionata sulla colonna di destra. Dopodiché dovremmo salire sul sole, che si trova sempre a destra. Stando sopra a questo simbolo, dovremmo sparare alle lettere più U L F B E R H T più, creando quindi la parola Ulfbert, racchiusa tra i due più. Una volta che avremo finito questo, dovremo salire sulla luna, che si troverà su un sasso poco distante dal sole, e sparare sempre alle lettere più U L F B E R H più T. Quindi sempre Ulfbert, come la parola di prima, solamente che il più finale va spostato prima della T. Una volta sparati anche questi simboli, ci basterà scendere dalla luna e sparare alla tempesta che si trova sul lato sinistro della mappa. Se avrete sparato a questi simboli nell'ordine giusto, otterrete l'emblema Dono di Rasmussen. Una volta fatto ciò, dovrete recarvi al ponte distrutto della Forgia. Volgendo quindi gli occhi verso il macchinario centrale, sulla vostra sinistra troverete una piccola sporgenza, dove sarà posizionato uno dei tre droni malfunzionanti. Potrete notare, avvicinandovi, che non vi dirà più sigillo non acquisito, ma appunto sigillo acquisito, e tenendo premuto quadrato potrete attivarlo. Quindi ragazzi, questa era la guida su come ottenere l'emblema di Rasmussen e completare il primo enigma della Forgia. Stasera, se tutto va bene, dovrebbe uscire anche la seconda guida su come completare appunto il secondo sigillo. E detto questo, direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, aiutate tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce.